Vuoi provare a vincere 5 pacchetti del nuovo set Astri Lucenti? Iscriviti al nostro canale YouTube. Se arriviamo a 60 iscritti entro il 25 febbraio, uno di voi verrà estratto e sarà il fortunato vincitore. Eccoci qua! Eccoci! Benvenuti in questo nuovo video. Sì. Oggi, come potete vedere, abbiamo questo bel box di Starburst. Giapponese. Giapponese, ragazzi, con un bel Arceus qui davanti che ci osserva. Con degli artwork che possiamo trovare dentro. Aspetta che va fuori, è andato fuori fuoco. Stai facendo tutto qua per fare il fuoco qua, sono proprio fuso. Bello, carino, è proprio un gioiellino. Bel box, ragazzi. Sì, e dietro, E dietro niente. Quindi, cosa facciamo? Lo apriamo? Vai. Vediamo cosa si trova. Inizia pure con 30 pacchetti, con di 5 carte dovrebbero essere. Sì, esatto. C'è il trick da 1, mi pare, ragazzi, qua. Qua c'è il trick da 1, sì. Guardate che roba bella. Bel pacchettino. Bella. Possiamo partire? Allora, che carte si possono trovare belle qua? Vabbè, immagino, ragazzi, che voi lo sappiate già. Comunque, un botto di Charizard in questo, esatto, box. E gli Arceus. C'è il Charizard con il Venusaur, che è una roba. Quella, ragazzi, è bellissima. Qua c'è il trick da uno. Non vorrei fare una cavolata. No, è così. Ok. Poi va bene, al massimo strano vediamo. Strano con quattro carte, È strano, vero? Via, si parte. Vai. Bello come artwork, mi piace. Aspetta che mette a fuoco. Aspetta che non riesce a mettere. Ok. Bellissimo. Carino anche questo qua. Vedo già. Vuoi forse l'avolo? Sì, l'avolo. Il biberello. Il castorino. Dicevo, qua di bella. Cioè, senti, vabbè, i pacchetti, comunque prendili in mano, sembrano vuoti. Sembrano è vero. Sembrano i pacchetti delle promo giapponesi. Ah, del 25esimo. Sì. Tra l'altro, ragazzi, piccolo spoiler, arriverà un video dove sono riuscito a trovare di quei pacchettini lì e niente, state grande sorpresa. Continuate a seguirci, grande non so sorpresa. Dirvi, ecco, qua non c'è neanche... Ah, boh, hai fatto trick da uno, sì. Sì, sono abituato adesso ai pacchetti di... Di VMAX Climax, ce ne sono 10 dentro, quanti sono lì? No, 11. Ci sono 10 pacchetti. 10 pacchetti per 11 carte. 11 però, carte, no? E c'è una goduria ogni volta che apri un pacchetto. Mamma mia, sì, difatti qua siamo tornati più nella realtà. Sì, esatto, con questi pacchettini qua, ragazzi. Del... Flip-flop. Mock. Ah, è bello così. Però questo. Sì. Come... Ah, aspetta, no, vai più lontano. Ok, così. Mac. Bene, per ora. Cosa fai? Tutto a sinistra, poi destra, non mischi? No, faccio così, sì. Voglio. Sono più duri di... Comunque, ragazzi, c'è Arceus Gold, non so se l'hai vista. Ah, sì, quella è bella. Ma a me, sinceramente, mi piacciono tutti i chard, ovviamente. La prima V. Orribile. La prima V. A me piace, non dispiace. Ti piace lì? No, sì, a me non dispiace. La mettiamo qua. La prima V mettiamola da parte, sì. E... Il pool è praticamente allora, queste carte, per ora... Valgono poco, ho visto. Sì, cioè, si comprano. Diciamo che invece che spacchettare un box, uno potrebbe tranquillamente comprarsi tutte le carte più belle e non spenderebbe una fortuna. Però, ragazzi, comunque spacchettare è bello, vedere le artwork insieme. No, infatti, è bello, poi quindi spacchettare. Questa qua è bella perché c'è un'altra di Electric Bike che sono sempre loro due. È carina questa qua. Cioè, proprio non avevo visto che c'era l'Electrobike lì dietro, sai? Sì, non ero accorto. Sempre in attacco, tutte e due. È bella. Carina. Poi sarebbe bello anche avere la coppia tra... Trovarle. Sì. Tricchettino. Trick, vai. Nosepass. E una Ultra Ball. Beh, secondo me questi pacchetti sono un po' corti. Sono cioè, corti. Noi non siamo abituati ad aprire questi pacchetti perché di roba giapponese abbiamo aperto solo VMAX Climax, giusto? Abbiamo aperto solo VMAX Climax, sì. Noi, no?
Sì, di roba giapponese. E quindi trovarci questi pacchettini sto così distruggendo proprio corti. questo Questo pacchetto. te lo stai mangiando questo Emozione. pacchetto. Ok, via. Comunque non ho visto il pool di questo box, quante carte sono, se Ma sono sì, carte oh, forse assicurate, se c'è un pool, non qualcosa c'è un qua, c'è pool. qualcosa qua ragazzi, mi sa. C'è C'è qualcosa che qualcosa. E dovrebbe luccica. essere questa, eh? Ah, Ah, la queste prima sono le famose V-Star. La V-Star. prima V-Star. Senti che effetto? È strano. È strano come effetto. Carina. Allora, Preferivo, ovviamente, dico la mia sulle Charizard. V-Star. Vai, di la tua. Dico la mia, non mi Esprimiti. Non piacciono. Sono ti sincero. piacciono? Allora, non mi piace, tu però intanto vai, spacchetta pure. Non mi piace tanto che abbiano questo box qua sotto con l'attacco V-Star scritto. Non lo so, io i Pokémon che ho visto, neanche Charizard mi piace V-Star, eh. Poi Charizard è sempre Charizard, tutto quello che vogliamo, ragazzi. Però, come artwork preferisco il Charizard normale, V, quello che è, piuttosto al V-Star. Sì, Tutta la sinceramente lo vita. condivido anch'io, anche Non perché. mi fa, non mi fa impazzire queste tipologie di carte. Diciamo che è una nuova tipologia Ad di. esempio, i box, le carte quelle lì di Glaceon e Lifeon, che ragazzi sono uscite da poco, Sì, ci quelle anche in sono, esatto, Italia, ci che ho sono anche in visto edicola. dal GameStop, tipo adesso non mi ricordo dove l'ho vista. Quelle proprio non mi piacciono. Arceus Arceus V. Ok, V. Carina, uniamo carina, dai, all'altra V. comunque Arceus, il Pokémon del box, il Sì. Che Pokémon ritratto, quindi ci sta. Non è difficile trovarla va a sta carta, ho inaugurare il visto. nuovo gioco Pokémon Assolutamente, che Arceus trovate sul Leafeon. nostro canale. Sì. C'è una playlist dedicata, ragazzi, Stiamo facendo il col gameplay. gameplay. Clink o clank, non mi Quindi ricordo. se volete vedere, ragazzi, trovate tutto lì. Niente, niente Niente, ragazzi, niente. niente. Noi vogliamo qualcosa di Non ho visto gli succulento. allenatori full art che ci sono in questo box. Non ho visto chi c'è come allenatore full art. Ma quello neanche. Ma ci sono? Sì. Dovrebbero, no? Non ci Ah sono, no, sì. sì, dovrebbero esserci. Non ho Sì, c'è visto. questo qua, tra l'altro, mi pare anche full Ah, art. Sì, ok. c'è lui. Che spero di non beccare. Assolutamente. Stiamo raccogliendo un bel po' di carte che metteremo in vendita Ah, sicuramente. assolutamente. Dai, vogliamo qualcosa di succulento, no? Abbiamo Trick. pacchetti ovunque, ragazzi. Sì, siamo. Forse c'è Qua c'è qualcosa, qualcosa, sì, c'è si del intravede luccichio. una V, secondo me. Si intravede una V. Charizard Un bel Charizard V. V. Ecco, Charizard V. io quello ti dicevo. Che preferisco questo Charizard V rispetto al V Star che. Adesso vediamo se troviamo o non troviamo, comunque così possiamo fare il paragone. Io Sì, ma vi ho io visto ti le ho detto, immagini. che la preferisco di questo set è il Charizard col Vendor. Vabbè, Quella grazie. Eh è vabbè, un ma artwork vabbè, fantastico. grazie, sono Uno capaci deve tutti. puntare Ma al top, no? Cioè, se no a sto che poi non ho punto. capito, ma non mi sembra di aver visto che non è neanche così rara come carta. E non costa neanche No, è la tanto. più costosa, mi È la più sembra. Ma costosa? secondo me sì. Ma Allora ho vorrei visto. dirti una cosa, No, perché mi sa che l'ho Arceus Gold uguale. costa di più di quella, no? Sì, vabbè, sì, è una delle più costose. No. Però Però visto che l'hanno adesso. trovata, cioè l'hanno trovata dei video che ho visto così, ho visto che la trovavano abbastanza. Poi, ripeto, Vabbè, ma noi allora. ragazzi non abbiamo tantissimi box, magari a volte vediamo video dove aprono anche 20 box, Sì, no, cioè nel infatti. senso quello non vuol dire. Sarebbe bello aprire quell'altro box che c'è dietro, Quello quale Shiny ma. No, è l'altro che c'è V? qua Ah, dietro. aprirli tutti e due. No, ragazzi, se Siamo volete vederne all'ultimo. aperto un altro dovete spolliciare, Sì, ragazzi. Dovete assolutamente. spolliciare perché noi ci stiamo mettendo impegno, E anche soldi. soprattutto soldi. Quindi, ragazzi, supportateci Sì, non e dimenticatevelo di continuiamo commentare. a portare sempre più contenuti. So che non siamo i primi ad aver portato questo set, No, però. devo dire che ce l'avamo da un po', questi Sì, no, box, c'è cioè però un eravamo po'. concentrati più che altro sul gameplay. Bella questa. Sì, E poi no, e forse sinceramente è la non prima sapevamo volta. neanche se aprirli questi box, perché comunque è bello spacchettare assolutamente. Però abbiamo anche pensato alla fine un box con tutti questi Charizard all'interno, no? Quanto potrà valere No, tra sì, un no, ma tot di. tolto quello, cioè tu alla fine comunque prendi un box, lo apri,
trovi comunque qualcosa, ma magari non trovi nulla di carino, dico. E quindi poi alla fine vai a comprare le carte, no? Oppure ti compri un altro box. Certo. Quindi a sto punto cosa fai? Ti compri magari due o tre box, di cui uno te lo apri perché ti piacere di aprirtelo, no? E poi le carte che effettivamente ti piacciono te le compri. Tanto alla fine quante carte belle ci sono? Tre? Quattro? Cioè che ti piacciono, sì, effettivamente? Non dico completarlo. 4 o 5. No, se poi vuoi completarlo, posso dire, noi sì, almeno non stiamo cercando di completare tutti questi anche box, anche perché ragazzi, esce un nuovo set ogni... Praticamente esce un set... Tempo che va in edicola e non si trova, perché poi non si trova mai e ne esce un altro, quindi è impossibile completare questi set, sì, ragazzi. Sì. Cioè, o veramente uno fa un ordine su Amazon ogni mese di 30, di 30 box e allora dici vabbè, con 30 box magari riesco a finirlo, ma così è improponibile. Eh sì, è abbastanza lunga. Fare il trick. Forse l'ho già fatto, non lo so. No, mi sembra di no, perché hai buttato il... Secondo me non l'hai fatto, Qua c'è qualcosa che luccica, non so se ne ho. Non lo vedo. Ecco. Due okay. V-Star. Ecco. Questo è strano, eh? Aspetta, tieni un attimo quella. No, comunque è carina, dai. Non è bella. Non voglio dire, però... Ditelo anche voi, per favore, nei commenti, ragazzi. Sì. Cosa ne pensate? Secondo me è carina. Se è più bella la V o la V-Star? Non è male la V-Star, sono d'accordo. Ma la V secondo me è molto più bella. Cioè non lo so, a me non mi piace. Fatecelo sapere, ragazzi. Fatecelo sapere nei commenti. Quelle che ho visto di V-Star non mi fanno impazzire. Comunque, due Charizard ce li siamo portati a casa. Esatto. Ora adesso ci manca. Aspettiamo l'alternative. Non l'abbiamo ancora trovato. No, non abbiamo trovato niente. Cioè, no, scusa, niente, no. Però non abbiamo trovato ancora carte importanti. Perché alla fine. Sì, anche per... però mi sembra strano che. Le V-Star non so come vengono. Io sapevo se sono delle rare, ultra rare, secret rare, adesso non mi ricordo poi. RRR. Ah, RRR, che non mi ricordo. Dobbiamo impararcela. Rare, ma non penso. Rare. Ok. Facciamo questo spacchettamento leggero. Tranquillo, spensierato. Tra l'altro tra un po' ci sarà l'estrazione del fortunato vincitore. Dicevo, tra un po' ci sarà l'estrazione del fortunato vincitore, sì? Di 5 pacchetti, come avete visto anche all'inizio del video. Noi continuiamo a mettere lo spot, anche se siamo arrivati a... abbiamo superato i 60 iscritti. Questo... ciò non toglie che uno non si possa iscrivere e partecipare ovviamente alla lotteria finale, perché esatto. È sempre un'opportunità. Anche perché noi estrarremo l'uscita del 25, vero? Pare sia il 25, sì. Quando uscirà... Oh, Moltres! Questo è artwork, già riviste, perché queste qua dovrebbero essere delle artwork vecchie, mi sembra. E tra l'altro è anche qua... è quella nel box, sì. E quindi sì, ragazzi... continuate a iscrivervi perché comunque questo è uno dei tanti progetti che abbiamo in mente. Assolutamente, ne arriveranno di nuovi e quindi mi raccomando. Continuate a seguirci, a iscrivervi. Anche perché ragazzi abbiamo comunque fatto da circa 20 iscritti, siamo arrivati a quasi 90 adesso, al momento attuale. Nel giro di 2 mesi. Nel giro, ma anche meno, un mese e mezzo. Cioè abbiamo fatto un bel traguardo comunque, sono contento. Vuol dire che questo nostro sforzo comunque vi sta piacendo. Assolutamente. Poi adesso ci siamo c'è una birra, ragazzi, c'è stato un piccolo spoiler. Piccolo spoiler, vediamo. Cosa abbiamo? Ah, questo era... Ah no, l'hai trovato V-Star? Sì, l'ho trovato V-Star. Ok, V-Star. Fratellino. Brutti tutti e due. Parecchio. Non mi ricordo. Cotonati. Non mi ricordo neanche il nome di quel Pokémon. Sembra come una signora appena uscita dal parrucchiere dopo. Sì, è vero. Una seduta di casco, quello lì che ti cotona i capelli. Il casco all'assicurazione. Casco quella lì, sì, certo. Eccola, qua, vedete, ragazzi. Eccola, infatti, questi qua sono belli da mettere vicini. Non so neanche se il numero sia vicino, però. Bella. Lapras. Un Lapras. Non fa mai male. Un Lapras che comunque come Pokémon piace sempre Lapras. Quindi vuole aspettare l'ultimo pacchetto qua. Ragazzi, un po'. Non lo so, moscetto. Sembra un po' moscetto questo box. Però. Ma lo sapevo, ho visto qualche. Tu avevi visto già un po' i pull come erano. Sì, sono più o meno questi, nel senso. Non sono come i Vimax Climax, dove ogni pacchetto. Vabbè, ma Vimax Climax è un regalo. Non puoi pensarlo. Bello questo, Infernape, giusto. I Max Climax sono un po' non contato. Secondo me è uno dei migliori, posso dirlo. Secondo me, io poi i giapponesi ne ho aperti pochissimi.
nonostante qua dietro ci siano due belle anche shiny Star B, ragazzi, tanta roba. Però quelli mi sa che li terrò dentro. Ci sono le Amazing, dentro c'è della roba, tutte le shiny. Comunque un set assurdo, sì. Un set assurdo. Qua c'è qualcosa. Che qui in Italia era Destino Splendente, sì, giusto? Sì, che io ne ho aperto un sacco di quelle. E però... tra l'altro ne hai un po' di... Ok. Questa è una full art. Sì, la full art. Che forse... non mi ricordo il nome di questo Pokémon. Un uccellaccio. Un uccellaccio. Quindi questa è la full art e non so se viene vista come Secret Rare. Secret Rare. Quindi questa è la Secret Rare del Fox, ragazzi. Non è il Charizard full art, purtroppo. Molto bello, hai visto che bello il Charizard full art, tra l'altro. E io lo preferisco al Rainbow. A me il Rainbow non piacciono le carte Rainbow, sinceramente. Perché? Non so, tutte queste carte con i colori diversi, un po' così. Non mi fanno impazzire, no? Anche quelle carte lì. No, le full art mi piacciono molto di più delle Rainbow. Gli ultimi tre pacchetti. Gli ultimi tre, ragazzi. Gli ultimi tre. Vediamo se ci riserva ancora qualche sorpresina questo box. Mi sembra di no, a vedere così. No, nulla, nada. Andiamo avanti, mettiamoli qua. Tutte belle carte da mettere in vendita. Sì, assolutamente. Mamma mia, comunque veramente ragazzi, dovremmo comprare solo più carte separate, sì. E singole e basta. Però mi sa che qua un po' tutta la magia. Qualcosina c'è, o forse... No, anche perché puoi spacchettare bellissimo. No. Ultimo pacchetto. Spacchettare è stupendo, ragazzi. Ultimo pacchetto. Siamo arrivati. Ultimo pacchettino. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ma secondo me non c'è. Mi sembra di aver visto niente. Boh. Nulla. Finiamo con una Ultra Ball. Bene, ragazzi, dai. Non possiamo dire di essere soddisfatti. No, esatto. Cioè, io spero di beccare qualche bella assolutamente carta carina, però almeno abbiamo trovato un bel Charizard. Abbiamo trovato queste due V-Star. Abbiamo trovato un Charizard V, un Arceus V. Non mi ricordo come si chiama. Ma sicuramente. Flygon V. È un Moltres solo, che vabbè, carino, però solo, bello, però nulla di così entusiasmante. Bene questo, ragazzi, box secondo me poteva rimanere chiuso. Dovevamo scegliere però, l'altro. Però forse. Per voi, sì, probabilmente dovevamo scegliere l'altro. Però mi raccomando, voi mettete. No, abbiamo fatto uno sforzo, ragazzi. Voi spollicinate. Spollicinate si dice, no? Spolliciate. Spollicinate anche se volete. Spollicinate ragazzi. Anche. Fate i pollicini. Che magari se ci convincete, apriamo anche questo qua e lo portiamo sul canale. Sì. Assolutamente, ragazzi. Non vi costa nulla. Mettete un bel mi piace, iscrivetevi, potete vincere pacchetti alla prossima lotteria che faremo, quindi ragazzi... Il prossimo giveaway. Giveaway, come si usa ormai dire. E che al dire? Prossimo video allora. Al prossimo video. Ciao ragazzi.